Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video delle letture che ho fatto a agosto. Ho letto parecchio ad agosto perché ho letto 15 libri. Alcuni sono stati racconti, alcuni li ho ascoltati. Allora, voglio partire subito appunto perché ho paura che altrimenti questo video diventi lunghissimo. Come sempre, giù nell'info box troverete tutti i link dei vari libri che vi mostro in questo video. Sono link affiliati, ma tanto è spiegato tutto giù nell'info box, e se volete iscrivervi al canale e lasciare un like, io ne sarei molto molto felice. Allora, parto con un libro che avevo iniziato a leggere a febbraio, esattamente il 2 febbraio, perché io ce l'ho scritto qua nel quaderno. Sto parlando di Anatema 17 di Alexander Ackerman e Rosa Davis. Chi mi segue sa che io adoro questi due autori. Ho letto, penso, tutto quello che è stato pubblicato. Per quanto riguarda Rosa, il suo libro è stato modificato, deve uscire. Per quanto invece riguarda questo volume qua, io ho la vecchia edizione con la vecchia copertina, è uscita la versione nuova, il contenuto è identico, cambia appunto la copertina e gli interni perché hanno delle illustrazioni, o comunque insomma saranno dei libri molto ben curati come tutti i libri di questi due autori, però ecco, il contenuto è lo stesso. Questi sono dei racconti horror gotici, appunto scritti da questi due autori, e un racconto è scritto da entrambi, quindi scritto a quattro mani. Sono otto racconti molto 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 angoscianti. Io appunto avevo iniziato a leggerlo a febbraio, avevo letto i primi due o tre racconti, mi sembra. Poi in casa mia è successo il mondo, mia mamma non è stata bene, io mi sono operata tutto insieme, insomma varie cose, quindi quando io provavo a leggere questo libro mi venivano gli attacchi di panico. Non è un libro che mi ha fatto paura, ma un libro appunto che mi metteva angoscia, e in quel momento lì aggiungere angoscia alla mia angoscia era un casino, quindi veramente mi venivano gli attacchi di panico. Ho dovuto quindi stopparlo e l'ho ripreso a agosto, quindi nel momento in cui mi sono sentita pronta per riapprocciarmi a questo genere di libro. Quindi sono riusciti bene nell'intento, nel senso è un libro effettivamente, appunto, ripeto, angosciante, carico di tensione, e quindi in questo sono stati bravissimi. La scrittura di entrambi a me piace moltissimo, ma questo appunto si sa per chi mi segue. Sono dei racconti molto veloci da leggere, che hanno un ritmo serrato, dei racconti che potrebbero turbare appunto i più sensibili. Il primo racconto devo dire che è quello che mi ha lasciata di stucco più di tutti, è quello che mi ha veramente angosciato, mi ha dato un senso di panico, di claustrofobia. Un racconto velocissimo di tipo 5 pagine, veramente velocissimo, ma con un finale che, ripeto, angosciante. Il primo racconto è La catena, ed è appunto di Alexander Ackerman, è quello che mi ha angosciata di più. Il racconto che è scritto a quattro mani mi è piaciuto tantissimo, si chiama Smiland, è quello che mi è piaciuto più di tutti, perché appunto ci vedevo bene un libro vero, cioè un libro lungo, un romanzo. Aveva proprio le carte per diventare, ecco appunto, sì, un romanzo lungo. Anche quello mi ha lasciato sbigottita, mentre per quanto riguarda racconti che ha scritto Rosa, uno di quelli che mi è piaciuto di più è Tra i ghiacci. È un racconto che mi è piaciuto molto perché lo vedo proprio bene per un film. Comunque, insomma, sono dei racconti che io consiglio. Se vi piace il genere, assolutamente consigliati. Poi adesso hanno un'altra copertina molto più bella, gli interni sono molto più belli, quindi perfetto. Altro libro letto e piaciuto tantissimo è Le impure, edito Mondadori. Vi metto la copertina perché questo è incartato. Si tratta di un libro young adult distopico che però secondo me va benissimo anche per gli adulti. Ci troviamo in una società patriarcale dove appunto le ragazze al compimento dei 16 anni sono costrette a lasciare la comunità per passare
l'anno di grazia nella foresta, quindi per passare un anno in una foresta dove appunto non avranno contatti con nessuno. Le ragazze appunto al compimento dei 16 anni devono affrontare l'anno di grazia per dare sfogo alla loro magia, perché appunto si pensa che le donne a un certo punto della loro vita riescono ad avere questi poteri, questa magia, e agli uomini non sta molto bene, quindi devono andare in mezzo al bosco e dare sfogo alla magia e tornare senza magia. Che appunto questi uomini la considerano pericolosa. Una volta purificate le ragazze, quelle che riescono a sopravvivere all'anno di grazia, possono tornare e sposarsi e fare appunto una vita da casalinghe sotto appunto i comandi dell'uomo. Seguiamo la storia di Tourney che deve appunto seguire l'anno di grazia, ma è una ragazza che non si sente di avere poteri e cercherà di dimostrare alle altre ragazze che questa storia dei poteri forse non è proprio del tutto vera. E in questo anno di grazia succederà di tutto. È un libro che a me è piaciuto tantissimo, mi è piaciuta tantissimo la scrittura, mi sono piaciute le tematiche, mi sono piaciuti i personaggi, mi è piaciuto tutto di questo libro. È stata una lettura coinvolgente dall'inizio alla fine, dalle atmosfere un po' cupe, come piacciono a me. È un libro che mi ha emozionata e allo stesso tempo mi ha fatto arrabbiare molto, soprattutto alcuni personaggi che sono stati creati apposta per essere dei personaggi disturbanti e odiosi, e lo sono, e infatti spesso appunto mi arrabbiavo. È un autoconclusivo diverso dal solito, un distopico sicuramente originale. Non avevo letto niente di simile a questo. Ha delle sfumature thriller e mystery, quindi secondo me può abbracciare varie tipologie di lettori. È una storia drammatica, una storia cruenta che tocca vari argomenti e dove al centro di tutto abbiamo la figura femminile. Il messaggio che fa passare questo libro è molto forte, il world building non è al centro del libro, infatti noi non sappiamo in quale anno ci troviamo, non abbiamo molte informazioni su questo mondo. Ma non è la cosa importante, cioè non si sente la mancanza di questo, il lettore non lo chiede perché è preso da altro, è messo ecco in secondo piano, perché appunto in primo piano troviamo queste donne. Una denuncia al sistema patriarcale e a tutto ciò che ruota intorno appunto al sistema patriarcale. Ci concentriamo molto, non tanto ecco sui personaggi, ma su quello che devono affrontare questi personaggi, a quello che provano, alla loro condizione e a quello che devono affrontare. Mi è piaciuto molto. È un libro oscuro, è un libro cruento, appunto, ma che veramente vi consiglio perché è originale, diverso dal solito. Mi è piaciuto veramente tanto. Un racconto che ho letto è L'uomo con il cilindro di Valeria De Luca. È un racconto horror molto breve, sono tipo 30 pagine, diciamo più o meno. La storia parla di una comitiva di persone che si ritrovano a un falò di Ferragosto e iniziano a raccontarsi, un ragazzo di loro inizia a raccontare una storia horror. Non vi dico di più, in realtà se andate su Amazon trovate scritto nella trama un po' più di cose, ma io vi dico, non avete bisogno, secondo me, di sapere altro, anche perché il racconto è veramente molto 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 breve. È il primo libro che leggo di questa autrice, anche se in realtà ho altri libri in wishlist di lei che mi intrigano un po'. È appunto un breve racconto horror, ma è violento e splatter, quindi non è adatto a tutti. A me non danno fastidio i libri di questo genere, quindi me lo sono letto tranquilla. Si legge tutto d'un fiato, è un libro che non annoia, che tiene l'attenzione molto alta, che ha dei buoni ritmi. È un racconto che per quanto sia veloce è anche appassionante, ecco, quindi si legge molto molto volentieri. La scrittura è una scrittura scorrevole, non mancano descrizioni
macabre. È consigliato a chi cerca una lettura veloce, a chi è amante di questo genere di libro. Comunque a me è piaciuto molto per essere un racconto. Altro racconto che ho letto, questo mese mi sono data tantissimo ai racconti e io non amo i racconti, però devo dire che ne ho scoperti alcuni che meritano di essere letti. Il racconto che mi è piaciuto di più di tutti è Calenda nel giardino. Il libro di esordio di quest'autrice è un racconto di circa 60 pagine, è un racconto drammatico e è un racconto bellissimo. Allora, dopo che l'avete letto, sicuramente dovete andare in psicoanalisi perché è un finale che veramente dire che è sconvolgente non rende l'idea, e non sono l'unica che l'ha pensato così. Comunque è un racconto ambientato in Italia nel 1628. Calenda è una bambina di 7 anni che ama passare le sue giornate nel giardino di casa. È una famiglia numerosa, lei è l'ultima figlia di questa famiglia, ha tutti i fratelli maschi, lei è l'unica femmina ed è appunto la più piccola. Un giorno appare una figura nuova nel giardino, un uomo che ha il volto coperto da una maschera e cattura subito l'attenzione di questa bambina. E non vi dico altro, non voglio dirvi altro. Comunque, veramente è un racconto che mi è piaciuto tantissimo. Le atmosfere sono pazzesche. La scrittura è scorrevole, è una scrittura evocativa, è coinvolgente, riesce veramente a trascinarti nella storia. È una storia commovente, coinvolgente, è una storia misteriosa, come appunto con un finale che lascia veramente di stucco. È impossibile non empatizzare con Calenda, che è questa bambina veramente deliziosa, molto curiosa. Ho empatizzato molto anche con i suoi fratellini, che sono, anche se sono più grandi di lei, sono comunque dei bambini e sono molto premurosi nei suoi confronti. È un racconto breve ma molto molto intenso, appunto è un racconto drammatico. È un racconto struggente che a me è piaciuto tantissimo e che vi straconsiglio. Altri racconti che ho letto è appunto la raccolta di racconti intitolata 12 rintocchi a mezzanotte, è la prima raccolta della collana Adara delle Lune di Arcadia. Questo libro è stato scritto, abbiamo alcuni racconti scritti da Alexander Ackerman, Rosa Davis, Elisa Cavalli, A.D. Miral, il capitano dell'Arcadia e il sergente che sarebbe il gatto. È una serie di racconti con tematiche gotiche, quindi il filo conduttore è il gotico. Sono 12 racconti illustrati con delle bellissime illustrazioni, gli interni sono no curati di più, sono favolosi. E abbiamo anche dei racconti inediti della saga, della trilogia Midnight Roses di Elisa Cavalli e della saga di Alexander Ackerman, The Horse of Death. Quindi se avete letto quelle saghe e amate i personaggi, vi consiglio di leggere questi racconti. Mi sembra che ci sia anche un racconto su Lunaris, sempre di Elisa Cavalli. E quindi niente, allora poteva non piacermi un libro scritto dai miei autori preferiti che si sono uniti? Cioè, era ovvio che mi piacesse, perché appunto Rosa Davis, Alexander Ackerman e Elisa Cavalli sono i miei autori alcuni dei miei autori preferiti, io ho tutti i libri di loro, devo recuperare l'ultimo di Elisa Cavalli, e quindi sono dei racconti che mi sono piaciuti tantissimo. Devo fare i complimenti anche al capitano dell'Arcadia, al gatto, e ad Addi Miral, perché appunto non sono delle scrittrici, ma hanno voluto sperimentare questa cosa e devo dire che i loro racconti non sono niente male, mi sono piaciuti molto. Il libro si apre con il primo racconto del gatto, scritto dal gatto, e fa morire dalle risate. Mi sono divertita un sacco a leggere quel racconto. Le ambientazioni di questi racconti sono magnifiche, veramente stupende. Se amate i libri gotici, fantastici. Ogni personaggio, ogni racconto riesce comunque a trasmettere qualcosa.
Mi è piaciuto poi inoltre ritrovare i personaggi che già conoscevo e che già amavo, come Caesar e la Sfinge, insomma, personaggi appunto delle altre saghe, mi è piaciuto ritrovarli e leggere altre cose che non sapevo di loro. Sono appunto, troviamo diversi stili di scrittura che però non stonano tra loro, si leggono molto volentieri e è un libro che risulta essere molto scorrevole, si legge senza problemi. È un libro che si legge anche tutto d'un fiato, volendo. L'ho letto in 3 giorni perché appunto ho cercato di gustarmelo un pochino di più, però poi la curiosità ha fatto sì che io lo leggessi molto velocemente. Mi è piaciuto moltissimo Il Guardiano di Notre Dame, scritto da Alexander Ackerman, un racconto con uno stile di scrittura diverso dal solito, che mi è piaciuto tanto. Mi è piaciuto perché appunto il protagonista della storia era la cattedrale. E bello, racconto che appunto consiglio. Poi mi è piaciuto moltissimo anche Il Battesimo del Fuoco di Rosa Davis, che ha un personaggio che io amo tantissimo e non vi dico altro, lo dovete scoprire, però fantastico, mi è piaciuto, non voglio fare spoiler di nessun tipo. Comunque ho trovato le storie tutte originali, riescono a coinvolgere il lettore molto bene e quindi niente, ve lo straconsiglio anche questo, veramente bello, curato e le storie interessanti. Andando avanti, sto andando un po' in ordine sparso, spero di non fare dei casini e non saltare qualcosa. Comunque, ho letto poi Ombre e Ghiaccio. È l'ultimo libro uscito dall'autrice, io ho letto tutti i suoi libri, mi sono piaciuti tantissimo, stiamo parlando di una fantasy, per quanto mi riguarda è il migliore tra quelli che ha scritto l'autrice, perché ho trovato delle ambientazioni favolose. La nostra protagonista è Sibel, vi leggo un po' la trama perché cerco così di andare veloce, cerco di fare io dei riassunti, succede che poi ci metto più tempo, quindi vi leggo qualcosina. Sibel è la principessa del regno di Antiar, possiede il raro potere delle evocazioni e per questo dovrà recarsi ad Agaden allo scopo di richiamare il cristallo bianco, dove gli elfi vi hanno racchiuso il potere della sua gente 200 anni prima, durante la guerra fra i due popoli. Il compito di Sibel è di portare il cristallo nel suo regno e liberare il potere Antiaco, così da sterminare gli Astax, ovviamente sbaglierò tutti i nomi, scusatemi, creature oscure che invadono Antiar ad ogni tempesta. Durante il suo viaggio sulla nave reale, Sibel e i guerrieri vengono attaccati dal Trochet, un'orripilante creatura marina. Dopo una dura lotta, la nave reale affonda e le acque del mare di Erdal trasportano Sibel nel regno di Agaden. Quando un elfo la trascina al cospetto del re, riesce a evocare il cristallo, ma le viene impedito di fuggire via con esso e inoltre viene privata del potere dell'evocazione. La principessa si lascia pervadere dalla disperazione e attende la fine. Ma ciò non avviene. Quale ragione gli elfi la tengono in vita? Quindi questa è velocissimamente la trama con tutti i nomi sbagliati. Ormai lo sapete, io storpio tutti i nomi. Comunque, le ambientazioni sono fantastiche, sono proprio riuscite a trasportarmi all'interno di questo mondo. Molto curato, veramente fatto molto bene. La scrittura di questa autrice rimane una garanzia. È scorrevole, è semplice, mi piace molto. Io riesco sempre a divorare i suoi libri in pochissimi giorni. Infatti questo libro l'ho letto in un paio di pomeriggi perché ero proprio catturata sia dalla trama che dai personaggi. Personaggi ben caratterizzati, il mio preferito è stato il re degli elfi e Ymera, che è un'amica appunto di Sibel. La storia d'amore è una storia che si sviluppa lentamente, è un libro ricco di avvenimenti, dal ritmo molto serrato, il finale non me l'aspettavo, mi è piaciuto ma non era quello che mi aspettavo, quindi c'è stata un po' una sorpresa. L'unica cosa che mi sento di dire è che sul finale alcune cose avrei preferito fossero state approfondite un po' di più. Questo sì.
le ho trovate un pochino troppo veloci alcune cose, però comunque nel complesso è un libro che mi è piaciuto molto e che assolutamente consiglio, le ho dato 5 stelle, mi è piaciuto tantissimo. Altro libro di cui vi parlo è Faida Ancestrale, tomo primo, Il Custode e la Rosa, di Savino Milanese. È un dark urban fantasy, è il primo volume di una saga, vi parlo un pochino della trama ma non ve la leggo tutta, ve ne leggo un pezzettino. Nel misterioso mondo di Faida Ancestrale, una guerra senza fine tra licantropi e vampiri infuria nelle tenebre. In questo scenario di feroce ostilità e oscure alleanze, Kylie e Marzia, due giovani anime destinate a combattersi, si trovano ai lati opposti della barricata. Fine, non vi dico più altro. Allora, un libro che appunto trasporta il lettore all'interno di questa lotta, di questa rivalità che c'è tra queste due famiglie, che lottano per rivendicare appunto il loro territorio. Ci troviamo in un paesino ai margini di una foresta, abbiamo un narratore in prima persona e seguiamo punti di vista dei due protagonisti, quindi di Marzia e di Kyle. È uno stile di scrittura che a me piace sempre molto. È vero che con il punto di vista in prima persona magari alcune cose non riusciamo a conoscerle bene, però sicuramente riusciamo a capire e a conoscere di più i personaggi, quindi è uno stile di scrittura che a me piace molto. E abbiamo appunto Marzia, che è l'erede di un'antica stirpe dei vampiri, e Kyle, che scoprirà di essere un licantropo. Lui non sapeva assolutamente niente dell'esistenza di questo mondo sovrannaturale e si troverà catapultato all'interno di questo mondo, dovrà appunto raggiungere lo zio in questo paesino, che è un licantropo, e scoprire la sua natura. È una scrittura molto scorrevole, la trama è avvincente, mi è piaciuta, mi ha tenuta incollata alle pagine, non mi sono annoiata. La scrittura, appunto, mi è piaciuta. Mi è piaciuto il fatto che sia ambientato in Italia. L'unica cosa che non mi ha convinta del tutto è che, a parer mio, ci sono state alcune cose nello sviluppo dei personaggi un po' troppo veloci. Cioè, Kyle, secondo me, dall'essere una persona normale a diventare il capo dei licantropi ci ha messo molto poco tempo, non mi è sembrato molto sconvolto. Non lo so, ho trovato tutto molto facile e un po' troppo veloce. Ripeto, è un'idea mia, il libro mi è piaciuto, lo consiglio, però appunto secondo me c'è questa cosa. Detto questo, comunque in generale è un buon romanzo che vi consiglio. Altro libro che ho letto, anzi riletto, è La coscienza di Cain, il patto, di Constance S. È appunto una rilettura. Io l'avevo letto in ebook per una collaborazione, credo tipo l'anno scorso. Avevo letto il primo e il secondo, Il fattore scatenante. È uscito da pochissimo il terzo libro, quindi che cosa è successo? Ho acquistato il libro cartaceo perché era appunto una trilogia che mi era piaciuta moltissimo e l'autrice mi ha omaggiato del secondo libro e della prima parte del terzo, perché il terzo libro è diviso in due parti, quindi ho riletto il primo, sto rileggendo il secondo, quindi in questo video vi parlo del primo per chi si fosse persa la recensione della prima volta. Comunque, si tratta di un urban fantasy. Vi leggo velocemente la trama. Cain è un ingannatore di anime, non prova sentimenti, è inquieto, ribelle e non conosce l'umiliazione della sconfitta. Il suo unico desiderio è quello di sbarazzarsi della propria componente umana allo scopo di diventare un demone completo. Un vincolo di sudditanza lo lega a Rafael Solano, dietro le cui sembianze di uomo di mezza età si nasconde una creatura malvagia dal passato misterioso, che si serve di lui per perseguire i propri scopi segreti. Durante una missione affidatagli dall'odiato padrone, Cain si trova faccia a faccia con una ragazza dai poteri sbalorditivi, Alexandra Dominici, che si dimostra in grado di sventare i suoi piani diabolici. Incuriosito, il ragazzo si mette sulle sue tracce e le ruba l'anima per mezzo di un vile ricatto. Tuttavia, il patto stipulato con la giovane umana e la sete di vendetta che nutre nei confronti di Rafael gli costeranno cari. Durante una sanguinosa battaglia nell'antico cimitero ebraico di Praga, il mezzo demone rischierà la morte per mano della milizia degli arcangeli. Sopravvissuto miracolosamente, ma torturato nel corpo da indicibili sofferenze, dovrà fare i conti con una lenta e dolorosa presa di coscienza che lo porterà a scoprire di essere attratto da Alexandra.
E quindi basta, c'è un altro piccolo pezzettino, però non vi leggo altro. Mi è piaciuto moltissimo rileggere questo libro. La scrittura dell'autrice è super super scorrevole, quindi è un libro che si fa leggere veramente velocissimamente, un libro di 260 pagine circa, un libro che non annoia. Mi è piaciuto molto rileggerlo. Quello che è un po' al centro di tutto è Cain. Cain è un personaggio molto molto complesso, è un personaggio costruito alla perfezione, molto caratterizzato, ed è un personaggio secondo me difficile da... È stato un personaggio secondo me difficile da scrivere, perché appunto è ben scritto, ma è molto complesso. È un personaggio grigio, è un mezzo demone, appunto. Lui non prova i sentimenti degli umani perché è più ancorato alla sua parte demoniaca. Però appunto questo incidente di percorso lo metterà a dura prova, perché lui inizierà a vacillare. Quindi per tutto il tempo io mi sono chiesta da che parte effettivamente stava questo mezzo demone, se effettivamente era cattivo, se effettivamente voleva aiutare Alexandra, se effettivamente invece no. Quindi è un personaggio che rimane ambiguo. Cain e Alexandra provano un'attrazione l'uno per l'altra, ma mi è piaciuto il fatto che non è scoppiata subito la scintilla, i due non si sono innamorati all'istante, non si sono messi insieme subito, insomma, perché così è una storia molto più veritiera. E mi è piaciuta tantissimo questo lato del libro. Secondo me è un po' il fulcro fondamentale, Cain, e la sua storia, ecco. Le descrizioni sono descrizioni veloci ma allo stesso tempo magnifiche. La descrizione della casa di Elia, lo ripeterò sempre, era una cosa che mi era rimasta qui e l'ho riletto e l'ho riconfermata. La casa di Elia, che è un personaggio che troverete all'interno di questo libro, è scritta magnificamente, è bellissima la descrizione di quella casa. Comunque è un libro che assolutamente vi consiglio, è un po' un genere secondo me adatto a un po' tutte le età, molto molto carino, scorrevole, consigliato. Avevo 3 mesi gratis di Audible. Io non ascolto gli audiolibri, non mi piace, non li considero libri letti. L'ho appunto scaricato per questi 3 mesi gratis perché volevo rileggere La nona casa per leggere poi Hellbent, ma era un libro molto impegnativo, quindi volevo avere un qualcosa da ascoltare per riuscire a leggerlo con facilità. E ho trovato 3 libri molto interessanti che si trovano solamente su Audible, non si trovano né in cartaceo né in digitale, quindi se utilizzate questa piattaforma ve lo consiglio. È una trilogia post-apocalittica scritta da Sarah Lyons Fleming, edito Saga Egmont. Il primo libro si intitola Fino alla fine del mondo. Abbiamo poi una novella da leggere tra il primo e il secondo libro, che si intitola Verso casa, e il secondo libro che si intitola E oltre. Deve uscire il terzo, ho sentito la casa editrice che mi ha detto che il terzo è stato tradotto, deve solo uscire ma non so quando. Allora, di che cosa parla questa trilogia? Nel primo libro abbiamo Cassie. Cassie è una delle nostre protagoniste, la nostra protagonista principale, che appunto un giorno avviene la fine del mondo. Ecco, lei però non è del tutto sorpresa, perché i suoi genitori sono dei prepper. Sapete quegli americani mezzi matti che riempiono le cantine di roba e aspettano l'apocalisse? Ecco, i suoi genitori erano quel tipo di persona, quindi era diciamo preparata. I suoi genitori sono morti ma le hanno lasciato appunto una bella cantina stivata di cose utili. Cassie e i suoi amici appunto devono scappare da Brooklyn e dirigersi verso la casa della sua famiglia, che è in montagna, sperduta nel bosco. Comunque è una zona appunto che è ancora incontaminata dal Bornavirus, che è questo virus che uccide le persone e le riporta in vita. Quindi stiamo parlando di un libro con degli zombie. Io adoro gli zombie, dopo le streghe, fantastici. Quindi, adorando i post-apocalittici, adorando gli zombie, potevo io non ascoltare questo libro introvabile? Assolutamente no, l'ho ascoltato e devo dire che il primo libro a me è piaciuto moltissimo. Non abbiamo una trama originale, nel senso che è molto simile a tanti libri di questo genere, non abbiamo niente di speciale, niente di sconvolgente, cose già sentite. Però
Innanzitutto è stato piacevole ascoltarlo, non mi sono mai annoiata e secondo me questo libro ha un punto di forza che è la caratterizzazione dei personaggi. I personaggi sono veramente costruiti molto bene, a partire dalla protagonista, ma anche i suoi amici. Sono ben costruiti e sono appunto il punto di forza. Abbiamo dei personaggi che ho adorato, dei personaggi che ho odiato con tutta me stessa, ma veramente odiato. Peter, ad esempio, è il suo ex ragazzo che si unisce a loro per andare verso questa casetta nel bosco e veramente ho pregato per tutto il tempo che venisse ucciso perché è insopportabile. Fortunatamente si riprende a metà libro e diventa una persona normale. Volutamente scritto così e l'autrice è riuscita a renderlo odioso, quindi assolutamente punto di forza i personaggi e appunto mettere in risalto cosa provano i protagonisti secondo me è stata un'ottima scelta e è stato anche il punto di forza del libro. Storia appunto ben scritta, emozionante e quindi ve la consiglio. La novella invece da leggere tra il primo e il secondo libro ha come protagonista Peter che è appunto l'ex ragazzo odioso. La vicenda inizia dall'ultima pagina del primo libro, quindi va per forza letto il primo libro e poi torna indietro di qualche mese a degli eventi che sono successi a Peter e inoltre si conosce un po' di più questo personaggio, si approfondisce un po' di più ed è una cosa che ho apprezzato perché era un personaggio veramente odioso e perlomeno questo libro è riuscito a riscattarlo. Un libro molto molto veloce da ascoltare perché è veramente corto e l'ho ascoltato volentieri. Nel secondo libro invece, quindi E oltre, non vi dico che cosa succede, però come in tutti i film post-apocalittici con gli zombie, ne succede sempre una dopo l'altra e nessun posto è mai un posto sicuro. Quindi continuo questa ricerca di questo posto sicuro. Vi posso solo dire che più volte mi è scappata la lacrimuccia. L'autrice fa una strage in questo libro, fa una strage. È una strage che ho apprezzato, anche se alcuni dei personaggi che schiantano erano dei personaggi che mi stavano simpatici, però l'ho trovato necessario. Tra l'altro ho letto delle recensioni del terzo libro in inglese, mi hanno detto che è il libro dove muore più gente, quindi immagino che nel terzo libro non rimane più nessuno, perché il secondo è stato veramente una strage. Comunque emozionante, piacevole all'ascolto, ve lo straconsiglio se usate Audible. Ultimi tre libri di cui voglio parlarvi velocemente, forse se riesco lascio un video solo. Anzi no, ne devo parlare in altro. Vabbè, allora parto dalla trilogia del Grishaverse, che è questa qua di Leigh Bardugo. Io ho riletto Tenebre e Ossa perché l'avevo letto quando era uscito ma non mi ricordavo più niente e poi ho letto il secondo e il terzo libro. Quindi, non vi parlo della trama perché la conoscete tutti, c'è anche la serie TV di Netflix, anche se devo dire che mi ha fatto cagare, però c'è anche quella. Quindi ho riletto questo libro, mi è piaciuto molto, la scrittura della Bardugo è una scrittura scorrevole, coinvolgente, intrattiene bene, mi è piaciuta di più la saga della Nona Casa rispetto a questa è un young adult fantasy, l'altro invece è un fantasy per adulti, mi è piaciuto di più l'altro, però questi sono gusti personali. Comunque scorrevole, mi sono piaciuti i personaggi, il mondo magico che ha creato l'autrice è veramente originale, si sta parlando di un libro vecchiotto e quando è uscito era originale. Mi è piaciuto molto e niente, non vi dico altro, tanto sono dei libri che si conoscono tantissimo. Il primo libro mi è piaciuto moltissimo, il secondo libro è quello che mi è piaciuto un pochino meno, che è Assedio e Tempesta. Il terzo libro, anche il terzo libro mi è piaciuto molto, il finale leggermente scontatello, devo dire, ma è un finale che comunque mi è piaciuto. Alcuni risvolti della storia non è che proprio mi abbiano convinto del tutto, però comunque è una trilogia che nel complesso mi è piaciuta e che consiglio. Voglio andare avanti con Sei di Corvi, che è una dilogia, e anche con Il Re delle Cicatrici. Vorrei continuare un po' la lettura di questo mondo Grishaverse. Ultimo libro invece letto è Le Signore in Nero, è di Sotea, è un libro che non rientra per niente nella mia comfort zone, è un libro che io in realtà volevo vendere, infatti ho messo in vendita adesso, però mi dispiaceva venderlo senza leggerlo, quindi le ho voluto dare questa possibilità, era un libro che mi aveva regalato mia sorella perché lei non lo voleva più, quindi lo butto via, io ho detto no vabbè dammela a me prima lo leggo,
è rimasto anni nella libreria, alla fine ho detto, senti, prima di metterlo in vendita me lo leggo, l'ho letto. La storia parla di quattro donne molto diverse tra loro, che appunto lavorano da Goods, è un grande magazzino di abbigliamento. Appunto è un libro che è molto fuori dalla comfort zone, un po' per il genere proprio di libro, di trama, non sono trame che di solito leggo, in più perché si parla di vestiti, io odio i vestiti, quando leggo dei libri ci sono le descrizioni dei vestiti, io di solito le salto perché non me ne frega niente, potete immaginare. Comunque è un libro che non mi è dispiaciuto, l'ho letto volentieri, mi ha intrattenuta, è il libro migliore che abbia letto? Assolutamente no, gli ho dato 3 stelle, è comunque un libro scorrevole che si fa leggere, niente di trascendentale, una trama dove non è che succeda chissà che, si parla di queste donne molto normali, con una vita molto normale, che devono affrontare dei problemi normalissimi legati alla vita. Mi è piaciuto molto però l'ambientazione, perché appunto siamo a Sydney, in Australia, nel 1950 e è un'ambientazione, un periodo di cui appunto non ho letto quasi niente. Mi è piaciuto moltissimo scoprire questo spaccato di vita degli anni 50 in Australia. Questo mi è piaciuto veramente molto. Comunque, se vi piace il genere, è un libro molto leggero. Io ve lo consiglio se vi piace il genere, però ecco, è un libretto che si legge così. Vi fa passare il tempo. L'ho letto in una giornata, sono 190 pagine, si legge velocemente, non è il mio preferito, però ecco, l'ho messo in vendita, ma non è comunque un libro che sconsiglio, non è un brutto libro, semplicemente non è un libro adatto a me. Ce l'ho fatta con questa epopea, spero di non aver fatto un video troppo lungo, di non annoiarvi, lo spero molto. Comunque fatemi sapere cosa avete letto voi, che libri mi consigliate, perché io sono sempre aperta ai vostri consigli. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!